Tenere tra le mani qualcosa che è stato fatto tanto tempo fa è sempre piacevole e se quel qualcosa fa parte della tua passione è ancora più emozionante. Sfogliare un fascicoletto di pochi fogli, scritto con trasporto da chi come te condivide e condivideva i tuoi interessi, dimostra che in fondo questo amore parte da molto lontano. Per quanto riguarda il mondo Lao, viene rappresentato già dagli anni Ottanta da questi bollettini su carta fotocopiata con poche foto e tanti disegni, articoli, schede di coltivazione che naturalmente erano figli del proprio tempo, ma per molti versi ancora attuali. L'orgoglio di presentare fotografie vere di orchidee reali, magari della propria collezione, attaccate con la colla ad una sulle pagine di ogni singola copia. Articoli su racconti di chi è stato in Brasile o in altri paesi, mete dove ognuno di noi darebbe chissà cosa per visitare, inducendoci ad immaginare distese di orchidee. Sfoglio il numero di marzo-aprile, un nome si evidenzia, Eugenio Crippa. Altri nomi a me sconosciuti, racconti dall'Equatore, disegni, consigli di coltivazione, pubblicità di ditte che forse non esistono più. Nei primi anni 90 esisteva un supplemento di Orchis, Intermezzo, una pubblicazione di poche pagine, poche righe piene di passioni, foto reali di esemplari di fioriture casalinghe, attaccate con la colla a ogni singola pagina. E poi parole, parole, tante parole. Questo invece è un numero di Orchis del 1997. Molto più simile all'Orchis moderno che siamo soliti leggere, con foto, colori e impaginazioni più attuali, dei quali ci parlerà il nostro caro amico Antonio. Grazie Paolo. Come dicevi, per la diffusione di notizie sulle orchidee, Alao è protagonista dai primi anni Ottanta. È sempre stata una predilezione dell'associazione parlare di schede di coltivazione e soprattutto illustrare immagini e articoli della nostra biblioteca. E come da molti anni, anche la nostra rivista Orchis, punta di diamante di Alao, che con il tempo ha subito evoluzioni magnifiche anche grazie a tutti i nostri soci partecipando nelle scritture di articoli. Ci permette di dare un contributo in più a tutto quello che riguarda il mondo delle orchidee. E vi dirò di più. L'Orchis viene dato a tutti i nostri soci 4 volte l'anno. Quest'anno però ci sarà anche un numero speciale. Al contrario dei numeri storici citati da Paolo, la cosa bella di questi numeri, dei numeri contemporanei, e che ci sono articoli degli eventi dove i nostri soci si possono ritrovare. Vista la grande qualità negli anni, da oggi vogliamo ritornare a pubblicare ogni venerdì alcune schede di coltivazioni per dare valore aggiunto alla nostra rubrica. Saremo curiosi delle vostre domande e delle vostre esperienze di coltivazione.